Ciao a tutti, benvenuti o bentornati miei carissimi un po' creativi in questo canale. Io sono Vincenzi e oggi si parla di braccialetti. Di sicuro ci sono miliardi e miliardi di tutorial per questo genere di braccialetti, ma come al solito vi mostro il metodo che utilizzo io. Sto parlando di questi semplicissimi a spina di pesce, si chiamano. Li ho fatti per i compagni di scuola dell'EFU. E ho pensato, perché no, facciamo ugualmente un video per mostrare come si fanno questi braccialetti. In genere si utilizza, la cosa che io faccio, insomma, di diverso è che non utilizzo i classici elastici, questi piccoletti che ho anche, che ho fatto lo scorso anno sempre per i suoi compagni. Questi qua, questi così piccolini, non li utilizzo questi, utilizzo proprio questi qui. Perché mi piacciono di più, sono morbidi, non danno fastidio al polso, anche se sono larghi, un pochettino mi infastidiscono. E quindi utilizzo questi di qua, questi semplici che si trovano dai cinesi, credo un euro, una cosa del genere. E poi si utilizza in genere questo che è un telaio. Sono dei telai particolari per preparare questi braccialetti. Noi invece facciamo che questo telaio non l'abbiamo e lo prepariamo in un altro modo. Una cosa da sapere è che si utilizzano queste chiusure. Io invece queste chiusure non le utilizzo. Utilizzo i semplici anellini per la bigiotteria fai da te, diciamo. Questi, quelli normali, appunto, hanno bisogno delle pinze per essere utilizzati, ma preferisco questi, mi trovo molto meglio e poi non si nota tanto la chiusura, è una cosa minima, impercettibile. Se metti così non si nota nemmeno, invece in quel modo si nota l'aggancio. Che ne pensate di fare questi braccialetti insieme a me? Sono semplicissimi da fare, la misura è quella in base al vostro polso, vi posso dire che la misura standard in genere con questo tipo di elastici è un 16-17, perché poi ovviamente si allarga e serve anche per, come dire, a parte che rende una cosa bella, mi piace, tipo sembra una cosa un po' più estiva e avete ragione, però perché non portare un po' di colore anche in estate? Quindi io lo utilizzo anche adesso. Vi ho mostrato come utilizzare due dita per fare un pompon. Vi metto qui il link se siete interessati a seguire quel video, è uno dei video brevi. Allora, facciamo che utilizziamo questo, cerchiamo di mantenerlo più diritto possibile, invece di metterlo così lo metteremo a 8. Facilissimo, è un po' stretto. Allora, adesso intervalliamo i colori, quindi facciamo così, questo lo passiamo qui e questo lo passiamo qui, semplicissimo. Adesso dobbiamo utilizzare il colore che abbiamo utilizzato sotto, quindi rimettiamo il verde e facciamo passare il fucsia sul verde, così semplicemente. E tiriamo la parte sotto perché non deve fare troppa distanza, ecco. Adesso andiamo a utilizzare il fucsia, uno sì o uno no. Prendiamo questo, lo mettiamo all'interno, questo lo mettiamo all'interno e già è abbastanza lungo per voi poterlo acchiappare con il pollice in maniera tale che non vi scapperà. Mettiamo adesso il verde. E quindi mettiamo su il fucsia e mettiamo su il fucsia, scendiamo un po' questo il verde in maniera tale da avere più spazio dalle dita. Adesso rimettiamo il fucsia e quindi scendiamo così, cioè saliamo così e scendiamo. Adesso rimettiamo il verde. È molto molto semplice, ovviamente ci sono quelli un po' più complicati, se volete li faremo insieme. Così. E
tiriamo. Vedete, nel frattempo è andato più avanti la codina, diciamo. Quindi mettiamo questo, cerchiamo di metterlo in maniera corretta e quindi scendiamo così, scendiamo così. Adesso rimettiamo il verde e così facendo. Non c'è bisogno del telaio, no? Anche se facilita molto, soprattutto quando sono quegli elastici. Nel frattempo scendiamo da questa parte. Quindi continuiamo. E adesso ne metteremo uno fucsia per andare a chiudere, altrimenti così si vedrebbe un verde sul verde. Invece non sta tanto bene. Come si chiude? Prima si fa l'ultimo giro e poi questo si passa tranquillamente qui. Già si è fatto un giro. Ed è fatto. Adesso mettiamo l'anellino. Adesso mi servono le mie pinzette. Utilizzerò questo qui, che non è proprio argento, perché è questo quello colore argento. Prendiamo in questo modo, apriamo l'anellino, tanto però non troppo. È già messo così, tiriamo e inseriamo il primo in questo modo. Adesso dobbiamo inserire questo. Lo tiriamo un po' perché essendo un po' doppio è ovvio che c'è un po' più di difficoltà per poterlo mettere. Allora noi ci aiutiamo con le pinze. Con le pinze tirando uno e due in questo modo e adesso chiudiamo con l'altra pinza. La cosa bella di questo metodo con l'anellino è che appunto, come vi dicevo prima, non si noterà la chiusura, è una cosa proprio minima. Ovviamente l'ho aggiustato, lo sistemate e questo è il vostro braccialetto. Non so se si può dire un braccialetto dell'amicizia perché quelli sono fatti in maniera diversa con il filo di cotone. Se volete qualche giorno faremo anche quelli. E quindi così è un passatempo, sapete, è una cosa carina da fare. Cioè, a me io mi diverto. Io ho lavorato in una piccola fabbrica di questo genere di cose. E ho fatto tipo gli Scooby-Doo, questo tipo di cose, braccialetti di questo genere. Quindi mi diverto, mi divertono farli. E voglio condividere con voi questi momenti, queste piccole cose che so fare. Io vi saluto, spero di avervi fatto una compagnia colorata e alla prossima. Ciao a tutti un po' creativi, ciao! Di sicuro ci sono miliardi e miliardi di tutorial per questo genere di braccialetti, ma come questi. Aiuto! Prendiamo in questo modo, apriamo l'anellino, non so dove è finito.